Ciao a tutte ragazze e ovviamente ragazzi, oggi siamo qui perché ho ricevuto un pacco, sì, dalla Levante, dalle calze. Vi ricordate il concorso di cui ho partecipato qualche tempo fa? Mi sono arrivati altri prodottini. Ho già aperto il pacco e ora vi faccio vedere ciò che mi è arrivato. Prima cosa mi sono arrivate 3 paia di calze, perché ho fatto 2, 3. In questi giorni da me il tempo è un po' instabile e piove spesso, fa il temporale. Guardate a caso, mi sono arrivate delle calze con su degli ombrellini. Sono molto belle, sono fatte bene. Poi vi metto anche delle foto su Instagram. Come potete vedere, questo è il decoro. Molto belle, rifinite, calde, tengono caldo, sono per questa mezza stagione. Questa è l'altra. Poi calze dal tema più estivo sono queste, con sulle palme color rosso. Eccole qua, molto belle. Anche di queste troverete delle foto su Instagram. Belle. E poi delle normalissime calze a strisce, come potete vedere sono, adesso qui in foto sembrano bianche, ma io le definirei più arancione e color panna, così quasi un bianco. Poi mi sono arrivate queste brasiliane qua, sono ricamate sulla vita dove si indossano, come potete vedere. Adesso non so come mostrarvele, guardate. Non so se riuscite a vedere. Sono ben riferite, infatti hanno questo rinforzo per evitare che si sbragano in mezzo alle gambe, che così non si rompono. Questa è la decorazione. Sono molto belle per l'estate. Sono chiuse qua in fondo, infatti sono calze molto fini. Sono, come potete leggere qua, c'è scritto che sono 8 denari. Possiamo leggere qui quello che ci dice: collant velatissimo, effetto abbronzato realizzato con filati pregiati e tessitura areata per ottenere la migliore leggerezza, impreziosito da un raffinato corpino ricamato e sgambato, certificato opaco, elasticizzato con elastan, con tassellino in cotone, punta invisibile a sandalo. Queste invece sono le cose delle calze fatti della collezione Missy. Questo appunto rosso, blu gli ombrelli. Se volete vedere qua, ecco, qualche informazione in più riguardante le calze, sono queste, potete mettere in pausa. Questa invece corrisponde a questo con gli ombrelli. E questa invece corrisponde a questa, insomma, vedete? Oggi ragazzi fa un caldo, prima c'era il vento e quindi mi sono vestita un po' pesante, non si sa più come vestirsi con queste stagioni qua, c'è un po' di vento, potrebbe diventare ancora freddo, potrebbe piovere, sui capelli che sono un casino oggi me li sento crespi, infatti stavo pensando di indossare, appunto di provare questo prodotto qua. Però non vorrei fare un pasticcio, tipo questi sono i cristalli liquidi che avevo preso tempo fa alla Lidl, che ho messo veramente poche volte. Oggi mi sembra proprio uno di quei giorni, perché appunto ho i capelli che sono un casino, io me li sento crespi, sono intrattabili oggi, secchi, e quindi praticamente stavo pensando di metterlo. Magari me lo metto qua adesso in diretta qui con voi. Ne basta veramente poco, guardate. Ok, lo strofino un po'
tra le dita e me lo metto a ciocche. In teoria va messo che dovrebbe essere bagnato il capello questo prodotto, solo che ormai li ho anche piastrati i capelli, perché non so se si può mettere questo prodotto prima della piastra, perché comunque alla fine è un olio. Non so a che temperatura brucia questo olio qua, e quindi cioè alla fine se è per mettermi la piastra sui capelli bollente e mettermi questo prodotto qua che evapora o comunque si degrada, cioè alla fine è inutile che lo metto. Ok, vedete come si mette? Si mette tra i capelli, si massaggia. Fantastico. Si mette ovviamente sulle lunghezze. Ok. Non troppo, perché sennò altrimenti questo prodotto qua va un po' a ungere. Va un po' a ungere e a appesantire il capello. Io adesso alla fine ce li ho già grassi i capelli, ma comunque li ho lavati stamattina. Questo prodotto qua è in grado appunto di rivitalizzare i capelli sfibrati, rovinati. Io ce li ho un po' così in questo periodo, vedete? Insomma, non so voi che prodotto utilizzate, questo non è un prodotto bio, però comunque va bene lo stesso. Il video di oggi è terminato perché io fra poco devo uscire, infatti mi sono preparata per uscire, mi sono messa questa magliettina qui leopardata e i leggings e questa collana qui che a volte comunque si gira, una di quelle che ho preso su Amazon tempo fa, e boh, praticamente sono pronta per uscire. E allora ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima, ciao. Questo è un breve spezzone dove vi mostro le mie calze nuove indossate. Come potete vedere sono molto belle, comode, fatte bene. Lasciate stare che io le indosso veramente male. E a me piacciono molto. Queste che indosso per prima sono quelle con gli ombrelli, poi indosso quelle a strisce, infine quelle con le palme e poi faccio un mix fra le due calze che più mi sono piaciute. Spero che appunto piacciano anche a voi questi miscugli che ho fatto.